La consapevolezza che è una partita ad altissimo rischio, ma questo parlano i fatti. Ad agosto abbiamo avuto una partita che, ancorché giocata a porte chiuse, ha determinato gravi incidenti tali da determinare l'arresto di 14 ultra e 30 DASPO applicati, per cui questa è una partita oggettivamente una partita impossibile. Solo ed esclusivamente una questione di sicurezza, senza alcuna riserva mentale verso questa o quella tifoseria. È la fotografia che il questore di Salerno ha voluto fare del contorno della partita salernitana-nocerina, una partita senza i tifosi ospiti. Il prefetto di Salerno, infatti, in conformità con la determinazione adottata ieri dal Comitato di Analisi per la Sicurezza di Manifestazioni Sportive, ha disposto che il match Salernitana-Nocerina, connotato da alti profili di rischio in programma per domenica alle 12.30 allo Stadio Arechi, si disputi senza la presenza dei supporters della squadra ospite, con la chiusura del corrispondente settore della struttura dello stadio, con l'obbligo di vendita dei tagliandi degli altri settori ai soli residenti della provincia di Salerno, fatta eccezione per i residenti dei comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Rocca Piemonte, Castel San Giorgio, Siano e Pagani. Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, il prefetto ha anche decretato che la RAI trasmetta in diretta ed in chiaro nella provincia di Salerno la partita di calcio. Il questore ha pianificato capillari e mirati interventi volti a prevenire turbative e ad assicurare il regolare svolgimento dell'evento sportivo. Infine, il Comune di Salerno, facendo sua la proposta del questore, ha disposto per l'intera giornata di domenica la sospensione delle corse della metropolitana cittadina, in particolare tra le 9 e le 17. Per dire una cosa, il prefetto e il questore non hanno alcun retropensiero, alcuna volontà di vessare la tifoseria nocerina, che in verità una parte malata della tifoseria nocerina ha reiteratamente dato dimostrazione di violenza e aggressività. Guardiamo solamente dalla partita con la Paganese a porte chiuse, abbiamo fatto 15 arresti e 30 DASPO, voglio dire. Ora, da parte dell'istituzione c'è un unico obiettivo, e lo voglio dire con il cuore e con passione, a tutti i cittadini nocerini, tifosi, la parte sana che confermo è la stragrande maggioranza. Noi dobbiamo garantire che una partita di calcio e le condizioni di ordine pubblico siano a tutela dell'incolumità delle persone.